Nel periodo intercorso dal 4 al 24 agosto, ossia negli ultimi 21 giorni, si sono verificati circa 700 eventi sismici sul territorio italiano. Di questi 700 eventi, circa 30 hanno avuto una magnitudo superiore a 2,5 Richter, ossia la magnitudo considerata abitualmente la magnitudo di risentimento. La distribuzione della sismicità sul territorio italiano nel periodo di tempo che stiamo considerando è raffigurata in questa mappa, dove i differenti colori sono una funzione della profondità ipocentrale degli eventi, mentre la dimensione dei simboli è una funzione della magnitudo, ossia più grande è il simbolo e maggiore è la magnitudo dell'evento. Per quanto riguarda la distribuzione della sismicità, quello che possiamo notare è che il maggior ratio di sismicità si concentra lungo l'asse della catena appenninica, in particolare nelle aree circostanti all'area in cui si è verificato il terremoto aquilano l'anno passato. Mentre rispetto ai periodi precedenti notiamo un maggior ratio di sismicità nell'area basso-tirrenica lungo il margine settentrionale della Sicilia. In questo periodo di tempo ci sono state delle piccole sequenze sismiche sia in corrispondenza della catena delle Madonie sia nell'area delle Isole Eolie. In particolare l'evento più significativo degli ultimi 20 giorni è sicuramente un terremoto di magnitudo 4,5 avvenuto a largo delle coste occidentali dell'isola di Lipari. Esaminando con maggior dettaglio l'area epicentrale del terremoto che si è verificato il 16 agosto scorso a largo delle isole Lipari, notiamo come questa sia interessata da una diffusa sismicità con caratteristiche tanto superficiali che profonde. E in particolare il terremoto del 16 agosto è avvenuto a una profondità di circa 19 km lungo una struttura orientata approssimativamente nord-ovest-sud-est, che si pensa possa essere la prosecuzione in mare di una struttura trascorrente nota come Tindari Letojanni. La sismicità raffigurata in questa mappa può essere visualizzata da chiunque accedendo al catalogo ISIDE tramite le pagine web dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Queste pagine sono contenuti i parametri ipocentrali della sismicità in Italia a partire dal 2005. Esistono poi delle applicazioni che consentono di trasportare i dati del catalogo di ISIDE direttamente su applicazioni tipo quella che è stata usata in questo esempio, ossia Google Earth, che consente di effettuare gli zoom su particolari aree e regioni della penisola italiana e quindi di ottenere le immagini in maggior dettaglio della sismicità selezionata.